Amiche e amici di Potenza Social Club, ben ritrovati. Siamo di nuovo ospiti di un luogo che abbiamo già conosciuto qualche settimana fa, siamo ospiti di Venosa e non potevamo scegliere luogo più adatto per la trasmissione di questa sera, perché oggi andiamo a presentare le attività dei Padri Trinitari e proprio Venosa ospita una delle due sedi e andiamo immediatamente a conoscere i nostri ospiti della serata e a conoscere poi tutte le attività del centro. Abbiamo qui con noi Claudio Ciavatta, buonasera, che è Grazie. Coordinatore dei fisioterapisti dei Padri Trinitari, Maccioni Virginio, buonasera, certo. Che è un atleta dei Padri Trinitari e infine abbiamo Michele Pugliese, che è educatore professionale del centro. Buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti. Grazie. A Potenza Social Club. Allora andiamo innanzitutto a scoprire di che cosa si occupa questo istituto. Bene, intanto grazie per l'invito, grazie anche a nome del nostro direttore Vito Campanale, che purtroppo non è potuto essere qui con noi, ma sicuramente è con il cuore. Il nostro lavoro è un lavoro che nasce da lontano, inizia oltre 50 anni fa ed è in pratica orientato ai servizi nei confronti delle persone con disabilità intellettiva, nei confronti degli anziani ed è in pratica un lavoro che si concretizza a livello regionale su due centri che sono appunto quello di Venosa, più longevo storicamente perché inizia praticamente già 60 anni fa, e Bernalda, dove appunto abbiamo in carico pazienti in regime residenziale e semiresidenziale. Le attività che vengono fatte a livello riabilitativo sono quelle tipiche, quindi attività interne laboratoriali, attività verso l'esterno, tante, attività in sinergia con organizzazioni, con istituzioni. E, ovviamente lo scopo è cercare di elevare la qualità della vita delle persone che abbiamo con noi in carico. Mi sembra di poter dire, insomma, che il centro si apra al territorio, alle varie realtà, quindi non è un luogo, diciamo, chiuso, un microcosmo nel quale fare riabilitazione. C'è un'idea di fondo, Michele, che prevede appunto un'apertura, perché si vuole rendere la persona con disabilità sempre più autonoma. Esatto, autonoma è parte integrante della società, quindi il nostro ruolo di educatori, la difficoltà maggiore è proprio questo, cercare di semplificare, rendere semplice appunto ai nostri ragazzi, ai nostri utenti, il reinserimento nella società e quindi non solo dal punto di vista motorio, ma proprio dal punto di vista sociale, quindi il nostro centro, come appunto Claudia già ha detto, è aperto al territorio, quindi noi organizziamo eventi al di fuori anche della regione. Ad esempio lo scorso anno siamo stati a Taranto sull'Amerigo Vespucci, è stata un'esperienza fantastica per loro. È un'esperienza in particolare per Virginio. È stata veramente bella, molto, molto meravigliosa questa esperienza, salire a bordo proprio della nave, per me è stata una cosa molto bellissima e straordinaria. E tu ti eri occupato anche di che cosa? L'avevi anche riprodotto? Avevamo prodotto anche il modellismo, il modello della nave dell'Amerigo Vespucci, fatta proprio con legno. Noi, insomma, con i ragazzi l'abbiamo fatto. Virginio è particolarmente contento perché lui è di Taranto. Certo, di Pulsano sono io. Quindi è stata con orgoglio, un ritorno a casa. Ma c'eri mai salito su una nave? Assolutamente. Ti era mai capitato, Virginio, di salire su una nave? Io veramente, quando, siccome tengo dei parenti dalla parte di mio padre in Sardegna, siamo poi imbarcati sulla nave con la macchina di mio padre, poi nella SIA provare l'esperienza a bordo di un traghetto, insomma,
Insomma, è stata una cosa veramente, veramente bella, bella. Sul traghetto, sia all'andata che al ritorno. È ancora più bella sull'Amerigo Vespucci, insomma, esatto. Che cioè, ha nave più tanta bella storia. Del mondo. Michele, come nasce il tuo impegno all'interno del Centro dei Padri? Sì, allora, come educatore professionale noi siamo guidati da un'equipe medico-sociosanitaria, quindi che ci facilitano il lavoro organizzando dei progetti per ogni laboratorio. Noi abbiamo diversi tipi di laboratorio, il laboratorio di falegnameria, dove abbiamo realizzato proprio l'Amerigo Vespucci, un laboratorio di cartapesta, di ceramica, di mosaico, mani in pasta, un laboratorio di cucina, dove lui partecipa attivamente, quindi abbiamo dei piccoli chef, diciamo, che si dilettano nella cucina. E ogni laboratorio appunto realizza delle vere e proprie opere, dei capolavori che vengono poi il computer, anche. Esatto, anche il laboratorio di informatica multimediale. E quindi mi sembra che Virginio li frequenti tutti, esatto. Questi laboratori è molto attivo. Oltre ad essere attivo anche in ambito sportivo, ti vediamo in tenuta sportiva perché sì, certo, ti abbiamo certo. presentato proprio come un atleta dei Padri Trinitari. Certo, di che cosa ti certo. occupi? Che cosa fai da un punto di vista sportivo? Calcio, poi questo. Atletica. Calcio, atletica, poi lancio del Vortex. Anche, sì. Anche il 50. Quello che si cammina, come si chiama? C'è una base di cammino, una cosa del genere. Sì, la camminata che ci facciamo, anche quella è una forma di sport, sì, è un'attività. Insomma, molto attivo da un sì. punto di vista sportivo. Sì, e certo, il nostro certo. incontro nasce anche a margine della vostra ospitata allo Stadio Viviani. Esatto. Quanto è stata importante la presenza dei Padri Trinitari allo Stadio Viviani? E quanto è importante poi il collegamento fra una società sportiva e un centro come quello sì, dei Padri sì, Trinitari? È molto importante. I Padri Trinitari, che appunto sono l'ordine religioso che gestisce questi centri, non ne abbiamo solo in Basilicata. Io anche servo sull'altare come amministrante proprio. Mi svolgi tutte le attività del centro. E con il ruolo proprio da cerimoniere, io ho imparato al mio paese, appunto, sin da piccolo con il mio parroco di Pulsano. Noi come veste religiose sono l'11 di febbraio. Eravamo nel Lourdes, quindi festa di pellegrinaggio, 27, 8 settembre, la Regina dei Martiri. E San Trifone, i nostri santi patroni di Pulsano proprio. Insomma, la nostra festa patronale è l'11 di febbraio, festa proprio solo di pellegrinaggio. Poi abbiamo anche una chiesetta in una località di Pulsano. Insomma, ci sembra anche che nei nostri centri esatto. Però certo. E già che si fa anche la professione a mare della Madonna Stella Maris pure, cioè, hai maturato una bella esperienza lì a Pulsano. Io e poi sono arrivato a fare il cerimoniere a Berlanda e poi lo continuo a fare qua a Venosa. Insomma, un bel crescendo delle tue attività, oltre al fatto che mi sembra che tu sia molto legato a Pulsano e quindi ci inviti anche a visitarla magari Pulsano, soprattutto in queste occasioni di festa. Verremo sicuramente. Perché no? Facciamo anche un po' di promozione culturale di Pulsano. E diciamo, quindi, l'incontro fra il Potenza Calcio e i Padri Trinitari è molto importante, appunto, anzi grazie, questo mi permette anche di ringraziare a nome del direttore il presidente Donato Macchia, che con questa iniziativa ci mette nella condizione di esprimere al meglio poi quelle occasioni di confronto con il territorio che tanto servono, perché sono
elementi fondamentali del percorso riabilitativo, nel senso che attraverso queste esperienze, unite alle altre esperienze tra virgolette più tradizionali di intervento riabilitativo, è proprio la relazione con il territorio che consente poi di fare quel percorso di integrazione. E quando questa viene giocata praticamente a questo livello istituzionale, diventa veramente importante, entusiasmante. Loro raccontano di un'esperienza bellissima, il fatto di essere stati lì sul terreno di gioco accanto ai calciatori, quelli importanti, insomma, e aver respirato anche l'odore, toccato con mano. Ritornati orgogliosi, e sono delle, come dire, delle iniezioni di fiducia, quindi è un momento importante del percorso riabilitativo, così come diciamo sempre è altrettanto importante per i cittadini vivere una normalità che rende merito alla integrazione. Infatti, quindi, Michele, il territorio come risponde a questo? Beh, il territorio ci dà una mano, nel senso che Venosa, la città di Venosa, quando noi cerchiamo di organizzare degli eventi al di fuori della struttura, quindi ci semplifica un po' le cose cercando di aiutarci con manifestazioni, con organizzazioni. Ad esempio il 21 maggio saremo impegnati al campo sportivo Michele Lorusso di Venosa con una grandissima manifestazione con tutte le scuole calcio, a partire dai Pulcini fino ad arrivare alla squadra dell'eccellenza, anche perché loro hanno partecipato durante la stagione dell'Oraziana Venosa a tutte le partite in casa, quindi sono stati i tifosi speciali del Venosa Calcio. E poi quando a settembre siamo stati ospiti del Potenza Calcio, insomma, noi abbiamo un ragazzo tifosissimo del Potenza, di Potenza, quindi per lui essere lì al Viviani e calcare proprio il campo è stata un'emozione indescrivibile. Quindi il territorio quindi integrazione cerca fra il centro e la comunità, esatto, che vi ospita. Esatto, anche perché i ragazzi con le passeggiate all'interno del centro di Venosa, sono attività che noi proponiamo spesso, quotidianamente, e semplificano proprio l'integrazione tra il ragazzo e la comunità. Perché ricordiamo, voi accogliete ragazzi che sono ormai fuori dal ciclo scolastico e che quindi rischiano di rimanere marginalizzati nelle proprie famiglie. Adulti e giovani adulti, e in particolare il nostro focus è sempre più posizionato rispetto per esempio ad alcune patologie. L'autismo è appunto un nostro target, infatti ci stiamo strutturando sempre di più, sempre meglio, metodologicamente parlando, con relazioni anche di tipo scientifico. Abbiamo ospitato lo scorso 3 giugno un importante convegno, abbiamo avuto i massimi esperti di autismo, ha avuto una grande risonanza e abbiamo anche lì dato il nostro contributo per promuovere una sensibilità anche scientificamente validata all'interno del territorio. Quindi diciamo che la direzione, i trinitari investono molto in alcuni ambiti. Un altro, per esempio, da sempre noi abbiamo fatto attività utilizzando gli animali, utilizzando il cavallo. L'ipoterapia. Gli interventi assistiti con gli animali, e abbiamo appena recentemente anche realizzato l'accreditamento della nostra struttura con il nuovo perimetro giuridico normativo che ci consente di continuare a svolgere gli interventi assistiti con gli animali, mantenendo sempre un livello alto di sia rispetto alle norme che alla produzione scientifica.
insomma, si amplia sempre di più la proposta riabilitativa del centro, che poi non è soltanto proposta riabilitativa, ma anche proposta formativa, perché vi occupate anche di questo, di formare attraverso il fare gli operatori che poi diventeranno appunto dipendenti della struttura. E oltre a questo, quindi oltre allo sport, oltre ai vari laboratori sui quali ritorneremo e vedremo anche dei contributi che fra un po' andranno in onda, c'è anche tanto altro, c'è anche il prototipo, diciamo, di un'azienda agricola che nasce all'interno della struttura di Bernalda. Che cosa sono i talenti? Allora, i talenti sono appunto i nostri talenti, che in pratica... Ma anche a Venosa, prima che Bernalda, da sempre l'attività occupazionale strategicamente sul piano riabilitativo è stata una sponda straordinaria, perché una persona con disabilità intellettiva oppure una persona con sindrome autistica, praticamente all'interno di un contesto di questo genere si muove liberamente, si muove serenamente, relazionandosi con la natura, ha in pratica tutta una serie di, il relazionarsi con la natura determina, come con gli animali, tutta una serie di benefici. Bene, proprio per questo praticamente queste nostre attività da alcuni anni hanno dato vita ad un'azienda agricola che fa dell'ottimo vino e non solo, perché praticamente oltre al vino ci sono anche altri prodotti, miele piuttosto che succo di melagrana. In pratica ma la cosa importante è che questa attività viene vissuta dai nostri pazienti accompagnati che vivono appunto un livello di qualità della vita, insomma, di un certo tipo. Quindi grande aiuto viene dall'agricoltura, dalla terra, quindi il nostro legame con la terra, dall'artigianato. Magari quindi ci descrivevi un po' questi laboratori di ceramica, di mosaico. Sì, noi abbiamo realizzato diverse opere sia in ceramica che in mosaico. I ragazzi partecipano in maniera molto attiva a questi laboratori, vengono realizzati dei mosaici veri e propri, inerenti allo sport, inerenti a delle celebrazioni religiose, quindi il simbolo dei Trinitari o il simbolo di uno scudetto, di una squadra. C'è sempre questo collegamento fra lo sport e le attività del centro. Esatto. E quindi noi, ripeto, siamo guidati da questa equipe medico-sanitaria che ci semplifica il lavoro organizzando questi progetti nei vari laboratori, e poi ovviamente noi cerchiamo di trasmettere la nostra esperienza, la nostra professionalità ai ragazzi, e quindi cerchiamo di coinvolgerli il più possibile e di diciamo, cercare di far uscire fuori proprio la loro abilità, diciamo, esatto. Al di là della disabilità, insomma, che poi alla fine chi di noi non ha una disabilità. Questo è un concetto importante. E allora andiamo a vedere un po' come, mettiamo proprio le mani in pasta, citando il titolo di uno dei vostri laboratori, attraverso un contributo che chiediamo alla regia di mandare. Thank you.
Abbiamo fatto questa bella carrellata tra i laboratori che vedono i vostri ragazzi e le vostre ragazze protagonisti, ma come avviene la presa in carico? La presa in carico avviene come ogni servizio che è nell'ambito del sistema sanitario regionale. Noi siamo accreditati con la Regione Basilicata per erogare appunto prestazioni di questo tipo, siamo anche certificati con le norme ISO perché da sempre abbiamo voluto porre grande attenzione ai processi e quindi un sistema di certificazione ci consente di operare sempre al meglio e il paziente, ovviamente la famiglia che ha in pratica una situazione che può essere presa in carico si rivolge ai nostri centri attraverso il servizio sociale, magari anche attraverso i medici di base e da lì in pratica parte tutto quanto il percorso, c'è una visita iniziale che serve per valutare in pratica la pertinenza delle proposte riabilitative che è possibile mettere in campo per aiutare appunto questa persona, dopodiché se è possibile appunto essere utili in pratica si concretizza in pratica un percorso che poi viene formalizzato attraverso i processi regionali prescritti. È un intervento riabilitativo, ripeto, che è per quanto riguarda il nostro target principale orientato alla disabilità intellettiva, ai disturbi del neurosviluppo, però ecco, noi prendiamo in carico anche persone, a Bernalda, persone anziane, abbiamo una RSA, abbiamo una RSA anche per persone con disabilità, abbiamo un nucleo Alzheimer, tutti i servizi questi accreditati a cui praticamente il cittadino può rivolgersi attraverso i percorsi prescritti. Tutta una serie di servizi, Michele, di iniziative che vengono create ad hoc e tarate sul singolo attraverso dei piani individualizzati e questo però prevede anche l'apertura ancora una volta al territorio e far sì che i ragazzi appunto non vengano ghettizzati, tant'è vero che c'è anche la proposta insomma di creare delle case alloggio e di creare delle vere e proprie comunità educative. Sì. Che cosa consistono? Forse Claudio. Sì, le case alloggio in realtà sono le case alloggio in pratica sono un ulteriore strumento che noi abbiamo sempre utilizzato. In realtà c'è stata una piccola parentesi legata al periodo del Covid che ha determinato molti problemi, non solo rispetto alle case alloggio, ma anche per la gestione, per esempio, delle relazioni con il territorio, perché è stato, come tutti, in pratica anche da noi, necessario adottare delle norme che ovviamente hanno limitato in pratica queste iniziative. Ma è chiaro che le case alloggio sono uno degli strumenti fondamentali nel nostro armamentario, praticamente, con il quale in pratica cerchiamo di fare del nostro meglio accanto allo sport piuttosto che all'arte, piuttosto che ai laboratori, piuttosto che alle occasioni che normalmente si verificano. Per esempio la scorsa Pasqua è stato bellissimo raccontare il nostro lavoro a Matera, piuttosto che l'Epifania a Barletta. Insomma, sono tante le iniziative che poi noi sfruttiamo praticamente per rendere la vita il più possibile serena alle persone che abbiamo in carico, che abbiamo in cura. In cura. E sicuramente i 2 anni appena trascorsi, 2 anni di Covid, hanno un po' bloccato le attività del centro, l'attività di apertura al territorio quantomeno. Come è stato vissuto da un educatore del centro questo periodo, anomalo?
Come è stato vissuto poi anche dalle ragazze? Noi abbiamo cercato in tutti i modi innanzitutto di tranquillizzare loro, perché vivere una pandemia, insomma, non è semplice per tutti. Quindi non è semplice per loro non vedere le famiglie, non fare le uscite, quindi abbiamo cercato in tutti i modi innanzitutto di mantenere questo collegamento con le famiglie, aumentando la videochiamata, aumentando le telefonate, quindi cercare di tranquillizzare loro e le famiglie, perché comunque sono parte integrante del percorso riabilitativo. E poi abbiamo adottando tutte le misure di sicurezza, come appunto le mascherine, le tute che utilizzavamo durante la pandemia, abbiamo cercato di diciamo vivere nella normalità quella situazione che non era normale, insomma. Certamente. Però ora ce la siamo lasciata alle spalle, probabilmente, speriamo, questa pandemia. Grazie a Dio. Certo. Abbiamo potuto nuovamente riprendere una vita normale e poter uscire fuori dai luoghi che ci hanno un po' intrappolati tutti per 2 anni, ma in maniera necessaria, insomma. E allora, Virginio, raccontaci un po' di questa esperienza allo Stadio Viviani. Che cosa ricordi? Ci ritorneresti? Al Viviani, torneresti allo stadio a vedere una partita sul campo, a vedere il Potenza, ci ritornerei. E ricordi come andò a finire quella partita? Ha vinto il 1-1. Parità. Esatto. Meglio della sconfitta, è andata abbastanza bene, dai. E poi era una delle prime partite, avete portato anche bene e avete fatto un bel tifo. C'è un legame importante anche per Viviani, è nato a Venosa, quindi c'è anche quest'altro noi abbiamo in pratica, insomma, siamo orgogliosi di questo, quindi esatto. Di questo legame con il Potenza ci fa sentire veramente orgogliosi. È molto forte. E il centro propone anche dei concorsi. Leggevo di un concorso Uguaglianza nella diversità o ancora di un premio, il premio Tommaso Viglione. Questi concorsi sono tante le iniziative, in particolare questo qui, in pratica l'ultima edizione l'abbiamo avuta 2 anni fa, quindi diciamo che in questo periodo siamo al lavoro per altre iniziative, però ecco, l'impegno è quello di intercettare quanto più è possibile l'attenzione del territorio, quanto più è possibile l'attenzione delle istituzioni. Questo è stato un premio importante che è stato utile proprio per veicolare all'interno delle scuole in pratica, oltre che la figura del dottor Viglione, che è stato un nostro operatore, il nostro psicologo per molti anni, e in pratica l'occasione che ci consente di stimolando gli alunni delle scuole di parlare di disabilità e quindi come dire, attenzionare agli occhi della comunità in pratica determinati argomenti. Facendolo poi con gli occhi dei bambini, come dire, esatto, perché intanto lavori appunto nel momento più importante di formazione del cittadino e poi come dire, usufruisci di un contributo che è bello e leggero, che è quello appunto che solo i bambini, i ragazzi, gli adolescenti possono dare. È stata un'esperienza molto, molto bella. Michele, Sport Vincit Omnia. Sì, è il nome che abbiamo dato al nostro progetto, citando Virgilio, Amor Vincit Omnia, quindi l'amore vince su tutto, anche lo sport vince su tutto, perché appunto deve essere una parte importante nella vita dei nostri ragazzi. Noi cerchiamo in tutti i modi, anche perché i ragazzi vivono con passione non solo il calcio ma anche altri sport come il tennis, la Formula 1, quindi noi proponiamo ogni sabato, esatto, il calcio, quindi non solo all'interno della struttura ma anche all'esterno, con attività presso la Tenso Struttura, dove i ragazzi appunto svolgono attività di atletica
di basket, di pallavolo, quindi cerchiamo in tutti i modi di coinvolgerli nelle attività, diciamo. Come nella tensostruttura? La tensostruttura presente nel centro, quella che abbiamo. Sempre nella struttura? Sì, nella struttura. Si chiama tensostruttura. Certo. È una... Va bene, allora ringraziamo i nostri ospiti, siamo agli sgoccioli. Virginio. Grazie per essere stato con noi, ti aspettiamo nuovamente al Viviani, mi raccomando. E ci lasciamo però con una frase di Papa Francesco, il quale afferma: una società è veramente accogliente nei confronti della vita quando riconosce che essa è preziosa anche nell'anzianità, nella disabilità, nella malattia grave e persino quando si sta spegnendo. Grazie.